Potito, potito, potito. Buonasera a tutti voi, belli e brutti, ma brutti non ce ne sono, perché i brutti ce li abbiamo tutti noi. Cioè Cico e Stregato sono brutti, brutti, proprio brutti come brutti, proprio brutti. Bella per tutti, come state questa sera? Ben ritornati nella Vanilla Ionica. Questa sera, scherzone in diretta a un amico che non c'è. Quindi quando tornerà saremo contenti di vedere che si metterà, poverino, con le mani nei capelli per quello che gli faremo. Adesso vedrete, non riguarda distruggergli la casa, prima che iniziate a fare però fai gli scherzi cattivi e tutta quella storia solita, no? Non è vero che non si sente, non è vero che non si vede. Si sente, si vede benissimo. E voi questo scherzo ormai l'avete usato. Dovete avere un'idea nuova. Dovete farvi venire un'idea nuova per fare uno scherzo che io magari ci credo. Che ne so, ditemi che si vede del fuoco dietro di me. Ditemi che ne so, che si sente, ma si sente ogni tanto che la mia voce fa tipo così. Che tipo faccio di, capito? Se no ogni volta la stessa cosa non vi credo. Non vi credo così. Comunque, oltre a questo scherzo, dobbiamo fare anche un paio di altre cose che ci tengo molto. Una è prendere gli allai, perché voglio gli allai, ok? Già la volta scorsa li dovevamo prendere, quindi oggi li andiamo, li prendiamo, li rapiamo, ce li portiamo dentro il castello, se li chiudiamo nella torre, no? Nel ranch. E poi c'è anche un'altra cosa che però non vi voglio dire adesso, vedrete col tempo. Una nuova farm, ragazzi, enorme, dobbiamo fare una cosa bellissima, vedrete, vedrete. Intanto sposto un amico perché così non mi sento più solo. Sposterò... a te. Ciao amici, ciao a tutti. Sono combattuto. Che è successo questo oggi? Mi fai schifo, ma dall'altra parte sei mio amico. E mi ricordo anche che la volta scorsa lui era mio amico e tu no. Esatto. Quindi oggi toccherebbe a te. Però io oggi me lo merito di più anche. Cioè, bah, dai. Bah. Non lo so, Più o meno, ci siamo, lui dai. Lui è in gamba, siamo. Lui. Ma perché io pure però? No, cioè... no, questo parti male così, Ti fai complimenti da solo. No, diciamo che è un complimento per te perché mi hai scelto per questa live. Sto scegliendo. Ciao, come? Ciao amico, che bello. Vedi, già mi ha conquistato, già mi ha conquistato. Ma non è vero, dai! Tu cosa stai facendo? Ti stai inficcando una candela? Cosa vuoi? Perché mi guardi? Non guardami così tanto! Lui è molto migliore, secondo me. No, ti sbagli. Lui è molto. Mi fa piacere che lo dici. Caratteristiche per essere amico di Lion. Elenchiamole. Caratteristica numero uno. Essere... dai zitto. Allora, vestirsi di un bel colore. Ok? Lui... mi garba! Tu sei vestito di rosso. Mi dà fastidio. Mi prende agli occhi. Mi disturba. È uno dei tuoi colori preferiti, lui però. È bianco, pulito, principesco. Sono neutro. Non abbaglio gli altri. Non dà fastidio ai tori, lui. Quindi... già qui parte. Seconda caratteristica, avere un tono di voce confortante. Sentiamo. Che bello! Molto confortante. Lui è molto. Sentiamo te. Ma che schifo. Mi fai dire una parolaccia. Ci ho provato, dai. Ma che cosa fai? Aia, no, non ci. Vieni qua che ti devo spadare, brutto stupido. Ok. Ah, sì, vabbè. Ma che spada c'hai? Tua madre uso come spada. Terza caratteristica. O voleva prendermi in giro. No, ma non ha proprio nessuna carta in tavola per prendermi in giro. Terza caratteristica, essere efficienti. Essere efficienti nelle cose tipo orologio svizzero. Lui lo è. Cioè, no, in realtà non sei, non sicuro? Vero, comunque, per cazzo. Però neanche tu lo sei. Oh, però non si può però dire. Però neanche tu lo sei. Ah, ma io devo dare due annunci. Uno è importantissimo, ma ve lo do tra un attimo. Ma l'altro è quello solito, che pure è molto importante. E che è... sto anche leggendo e molti nei commenti mi dicono: Lion, ho preordinato l'Orda, ho preordinato le storie da eroi. E quindi io vi ringrazio un casino. E c'ho qui sia Orda sia le storie da eroi, che tra l'altro sono concatenate, perché dentro le storie da eroi trovate la carta unica, e potete averla solo così, di Orda, di Lion d'oro, che è tutta scintillante d'oro. Ma è bellissima, meraviglia! E varrà un sacco. Fotonicamente rara. Inoltre ho finalmente il libro delle storie da eroi in carne ed ossa da potervi mostrare, da poter aprire. Voglio vedere subito. Però non ho intenzione di mostrarvelo troppo, giusto? Una qualche pagina. Una. Qualche paginetta, così, un poco di qui e di là, ecco, un pochino così, un poco così, un poco così, un pochino.
Basta, non troppo, non troppo. E quando lo comprate avete la carta di Horda di Lion Oro proprio dietro, nell'ultima lì nella copertina. Quindi grazie a tutte le mamme, papà, nonni, zii, fratelli, sorelle, tutti, e anche voi stessi che decidete di comprarvelo. Grazie, siete gentili e sono molto lieto di questa vostra scelta. Stessa cosa con Horda, naturalmente, che vi consiglio di andare a cercare su Amazon. Adesso, e ovviamente anche le storie d'eroi, anche se quelle le trovate anche in libreria. Direi però di non darci più tempo da perdere e di partire subito con lo scherzo che abbiamo promesso. Ti giuro, mi sta già sfregando le mani. No, andiamo. Ma ti devo rompere casa. No, perché? Dormiamo prima. Io allora, volevo essere, capito, dei tuoi stessi intenti. Io sono amico di Strecatto. Con chi dormi stasera? Con te, Strecatto. Ma potrei dormire qui, no, guarda, vattene. Io sono qui già. Per favore. Oh, ti devo ballare, ti devo ballare. Vabbè, dormo qui, guarda. No, no, non puoi, no, 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 no. Qui, qui. No. Cioè, dorme ai nostri piedi, eh? Qui. Metti, dove vuoi dormire? Qui. No, 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 per favore. No. No! Pensavo di pure! Con un trickshot! Hai visto? Non dormo più. Speedburn! anzi, quickburn! Andiamo, fratello, dormiamo! Che bello! Wow! Non succede mai! C'è anche un motivo se non succede mai, però. Vabbè! Ho apprezzato! Va bene, vieni, 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 vieni! Andiamo, ragazzi miei, andiamo! Adesso, fratello, potresti almeno indizio sullo scherzone che hai preparato. Ti senti rinnegato un po'? Sì, un po' uno schiaffo in faccia della verità. Vabbè, però non lo penso tanto, dai, non ti voglio rinnegare col pensiero. Ah, grazie mille. È una cosa per ridere oggi, capito? È per ridere. Ah, ok. L'importante è che ridi. Sì, io rido. Tu? Pure, che mi piace. Perfetto, certo. Allora, vattene a casa tua e restaci per tutta la live. No. Brutto figlio della schifosa. Non mi piace più così lo scherzo. Ah, ok, ok. Mio papà non mi compra. No, come? Che cosa non ti compra? A te? Non penso debba comprarti. Cioè, se ti deve comprare non è tuo papà. E non c'è il libro La Ionicone. Si parlava sicuramente del libro La Ionico. Ah, signore, ci faccia un pensierino, perché è un bel libro pieno di immagini, di avventure, tutte poi scritte da noi in quanto sceneggiatura nata e made in Lion, quella delle storie, delle serie che noi facciamo, nata, tratta e raccolta. Timo della creatività. Quindi è una cosa proprio, no, è proprio, come si dice, esosa, bellissima, denominata d'origine protetta, capito? Le storie della Ionica che non sono mica copia e incolla, sono proprio cose nate e cresciute. Allora, la casa del soggetto che voglio distruggere è proprio lui. Non è che gliela distruggiamo, è la sua, è quella di Alex. Voi vi chiederete: e che scherzo hai? Allora, come faremo? Allora, vi spiego subito. Metterò qua questa shulker box piena di obsidian. Ma quanta è? Dai, uno, quante ne hai preso? Allora, noi prenderemo questa obsidian, che è un casino. Mi sono battuto le palle per prenderla tutta, ma ne vale la pena, fidatevi di me. Noi la prenderemo e blocco su blocco su blocco su blocco la metteremo dentro la casa di Alex, riempiendo ogni singolo blocco di aria. Ho capito, è un ripieno. La ripieneremo. Ho pensato adesso una cosa. Madre, lui, ascolta, lui ha quittato dentro casa sua. Ma quindi soffoca pure. E prima di scavare l'ossidiana per riprendersi la roba, perde la roba perché despawna. Fantastico. Fantastico scherzo, mi piace, molto molto ingenuo. Allora, iniziamo. Da dove partiamo? Bisogna fare prima le parti che poi non riusciremo a raggiungere. Quindi dall'alto, se il piano di sotto? In alto, anche sotto. Beh, qua, allora, guarda, ci fermiamo fino a questa porta. Quindi qua posso già iniziare io. Noi non rimuoveremo nulla, capito? Soltanto riempiamo. Infatti non è grifare, noi stiamo aggiungendo il valore alla sua casa. Grifare sarebbe se togliessimo. Esatto. Noi stiamo aggiungendo di brutto, anzi dovrebbe pagarci secondo me. Sì, 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 sì. Ti rompo il tetto? No, non prendere il sopravvento, ricordati che nella mia scala di amicizia al momento c'è Strecatto, prima, e poi ci sei tu, ma dopo un po'. Va bene, dopo un po', però Alex, sono dopo dov'è nella scala, per non sapere. Non c'è, non c'è, perché lo sto griffando, quindi non c'è. Stupido Alex, ma piglia questo e porta a casa. Oh, ma se ogni tanto metti un cartello così mentre scava si ricorda un po'. Chi è? Sì, esatto, io ce li ho se vuoi, te ne do 7. Ci pensiamo dopo, per il momento riempiamo. Vuoi affidarci una sezione? Sì, sì, è una buona idea, una stanza a testa. Aspettate che mi sto un attimo dilettando.
Io mi sto già divertendo, proprio immaginando la sua faccia appena entro. Se vi siete persi perché stiamo facendo questo, ragazzi, questa è la casa di Alex e la stiamo riempiendo di ossidiana per puro divertimento. Facciamo, ci stiamo divertendo. Farò un sondaggio per darvi una possibilità di fermarci. Ci dobbiamo fermare. Secondo me no, nemmeno il 30% lo fanno. Oppure sì, che cattivi. Povero Alex. Ma voi dovete immaginare la sua reazione. Fa ridere, ragazzi, fa spaccare. Di brutto. Allora, sezione per Cico devi riempire, guarda, la zona qui, questa stanza qui. Ah, ci penso tutto, io, fratello, di tutto metto. Tu invece, altro amico. Anzi, migliore amico. Ah, sì, stai wow. Però, qua, guarda, Stre, vedi che c'è questa torretta. Fin sopra, Dopo sopra. Ma va bene, ma anche qua dall'alto. Il terzo piano. Se il terzo piano lo faccio io, tu fai il secondo e il primo. Ok, ok. Poi vedi che non potrei scendere, sta attento. No, mi butto. Ecco qua. Che bello. Oh, bene, già fino a sporgere quasi, deve essere. Sì, sì, guarda, non ti preoccupare. Ne esce in mezzo di blocco senza qualcosa. Mi sono chiuso dentro. Io mi sono già incastrato. Cico. Ti aiuto io, fratello, dove sei? Posso teletrasportarmi da te? Assolutamente, vieni, vieni. Aspettate un attimo, che... Sto finendo perché voglio proprio rovinare tutto. Ok, così è perfetto. Deve strabordare. Allora, vengo da te, Cico, Vieni, vieni, vieni. Ok, ok. No, ma hai visto il sondaggio? Vanno battuti, va continuare, ragazzi. Ottimo, ottimo, avete fatto la scelta giusta. Alex sarà l'unico che non sarà felice. Non me ne pentirete. Ma sapete cosa vi dico? Alex è abituato a non essere felice. Non è vero, ragazzi, si scherza. Alex è molto felice. Quando non hai cose da fare, è felice. Quando sta con noi e lo trattiamo male e bene. Sì, anche esatto. Bene lo trattiamo. Noi siamo molto bravi. Gli scherzi si fanno agli amici. Ma infatti, gli stiamo dicendo che è un amico. È cioè, contento, se a me uno lui mi sta sulle balle, io non gli faccio gli scherzi, lo allontano e basta. Esatto, lo blocchiamo così, via. Ogni tanto mi è successo che l'hai fatto, però mi hai sempre riaccettato. Anche Ada, Cico, non lo voglio più. Mi hai bloccato! Non ho visto mai questa cosa. No, non ti ho mai bloccato, però non ti voglio. Dai. Capisci? Mi stai bloccando senza bloccare. Esatto, perché ti dovrei ghostare, ma non ho il coraggio. Però mi riaccogli sempre. Ma che palle, ma meno, tu ti basi sulla bontà mia. Vabbè, comunque torno, è quello importante. Oh, ma anche qua lo scantinato? Sì, anche perché tutto. Se no può entrare da sotto. È gigante. No, qui non facciamo, cioè, troppa roba. Lei hai scavato quanti blocchi? Troppi, bisogna usarli tutti. Tutti. Allora tutti, facciamo tutti. Così, per il momento. Qua tanto si può entrare da fuori, giusto? Quindi esatto, c'è l'entrata qui. Per il momento fermiamoci a questa linea. Perfetto, tu ci pensi alle scale? Passa da fuori, stupido idiota. No, voglio passare da lì. Ma non eravamo amici. Siamo ancora amici. Ma se tu fai le cose stupide, no. Ah, che schifo, la monnezza di Alex ho toccato. No, che schifo. No, terra, no, via, grave, lo prendo io, non ti preoccupare. Grazie, amico stregatto. Prego, amico, amico. Chi vuole fare la parte delle scale? Ma la faccio io, se vuoi, fratello, sono già qui proprio. Guarda, è molto difficile perché devi proprio riempire, Ma tu ci pensai neanche, guarda, ci penso io. Guarda, qua un casino, qua non gliela fai, guarda, è lunghissimo, Fratello, ho tantissimi blocchi, non passa un filo d'aria, No, aspetta, ma qui non si passa, porca so. Ok, allora, Cico, io chiudo sopra, poi quando è, ti tranquillo, sì, sì, sì. Ok. Certo che ma ti immagini lui che si dispera? Sì, mi immagino, ma poi gliela dobbiamo far togliere tutta con un piccone di ferro. Ah sì? Mamma mia, come fai? Impossibile. Oh, certo che anche noi però, che modo, con tutte le cose che Minecraft riserva, con tutto quello che puoi fare, uccidere boss, fare farm, noi cosa scegliamo di utilizzare un'ora del nostro tempo? Sì, ma uccidere un boss non fa sentire Alex che fa la casa mia. Quello non fa sentire. No, è vero. No, non c'è questo sound effect. È molto lieto alle orecchie. Ma poi c'è anche tutta la zona con gli animali. Cosa facciamo? No, con quella loro? No, quella no. Ok. Quella no. Io avrei finito, sono un po' in mezzo al muro. No, ma non puoi aver finito. Te lo giuro, ho riempito qualsiasi cosa esistente. Ma madonna, sei velocissimo a ossidianare. Io sono efficiente. Ma guarda, io direi, facciamoci furbi. Terminiamo questa parte, poi basta. Cioè, non è che dobbiamo riempire tutto. Dai, mi sa che manca la torretta al centro, poi. Allora, aspetta, prendo altri stack. Guarda, l'abbiamo anche quasi finita, Ma ti c'ho! Anche allora, pure l'esterno, però, no? Cico, torretta sinistra, lì. E penso io! Non ci puoi entrare da dentro. Ah, no? Bravo, da lì sì. Eccoci qua! Stregato, torretta centrale. Sì, che bello! Io finisco la stanza principale della sua merlosa dimora.
Perché è piena di merli. Guarda anche la torretta. Si vede anche da fuori l'ossidiana. Potevamo mettere la terra. Sarebbe stato ugualmente divertente. Ma che terra, dai. È troppo veloce da scavare. Così è molto più divertente. Hai faticato tantissimo per prendere questa ossidiana. Bisogna usarla. Lui deve faticare ancora di più. Quello sicuramente. Per toglierla. E pensa che non può neanche usare un piccone buono. Perché se lo usa, appena scava l'ossidiana, scava pure tipo metà della sua casa. Che ragionamento contorto è, ma. È perché se è veloce spacca molto. Scusa. Hai sgravato, basta. Ma che cazzo? Siamo ancora amici. Ma come pensi? No, 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 non so. Siamo ancora amici. Non so perché, boh, ma che ragionamento era? Ma cosa sei, un serial killer che fai questi ragionamenti strani? Eh? No, però era per. Basta. Scusa. Ma spiegaci la storia della tua vita. No, ero pazzo, scusami. Ero pazzo, anche adesso sei un po', cioè. Sei anche un cazzo. No, vedi cosa gli fai dire, Stai. Mi fai dire, tua. Vedi cosa mi fai dire. Grazie, Cico, meno male ci sei tu. Ho cambiato amicizia, lo sai. No, è passato pochissimo. È colpa tua, sei uno stupido infame, fai schifo. Ti giuro che ti riconquisterò, entro sera. Vedremo. Voglio portare le torrette, ti prego. Torrette sono piene? Sta uscendo fuori, non ci sta più nulla qua. Oh, fuori no però, abbiamo detto. No, assolutamente, sono lì. Le regole sono regole. Per le entrate. Mamma mia. Oh, qui fuori è rimasto qualcosina però, Aspetta che. Ok. Che questo meraviglia. Questo cammina ancora troppo bene. Aspetta che finisco. Questo è tipo un inventario intero di ossidiana. Sai qual è la parte più bella? Che io poi la rivoglio indietro, non è che se la può tenere. Ovviamente. Poi la rimettiamo un altro. Sì, che ridere. A 5 la prossima. Oh, no. Non rido più. Rido io. Tu ci metti 6 anni, ci metti a togliere. No, io veramente ci metto il triplo di lui. Oh ragazzi, però state in campana, perché a breve c'ho quella notizia che vi stavo dicendo prima. E tra l'altro sono anche due le notizie. C'è anche un'altra notizia che vi farà vibrare sulla sedia come Streccato vibra. Così non è giusto. Cioè non ce ne frega. Quando noi. Sono felice. No, non ho detto niente. E stiamo vibrando pure noi. Aspetta, quasi arriviamo. Adesso finisco e poi vi dico. Voglio la notizia poi. Voglio spoiler adesso, uno spoilerino. Dai, zitto. Che dite, va bene? Mamma mia, se va bene, però anche qui. Aspetta. Mamma mia, è proprio. È un lavoro demoniaco, La ma prossima volta non abbia lasciato un blocco. Poi gli dici, vai a prendere qualcosa in casa sì, tua. Sì, a lui apre la porta. Oh, allora dico, vabbè, Alex, entra da un'altra parte, no? E lui entra da un'altra parte, uguale. Qui però. Scusa, qui, infatti, stavo dicendo prima, qui bisogna riempire. Qui è bello, bello aperto, non va bene. Tolgo il sondaggio, ragazzi. Mi pare che il vostro parere sia perfettamente. Ho letto un so cattivo. Sei cattivo. No. Porca zozza. Ma dai, non ci credo. Guarda, non sei serio mentre lo dici. Si possono rompere qualsiasi cosa in tantissimi modi. C'è il topo che si chiamava Topamelone, che è fermo in un angolo spaventato. Guarda come salta. Vabbè, io guarda, sono molto buono e addosso a Topamelone non la metto l'ossidiana, la lascio lì. Oh, che bravo, gli lasci lo spazio. Avete visto che sono una brava persona. Non vi potete lamentare per niente, no, dai. No, dai, cioè, potevo anche chiudere Topamelone e farlo morire affogato. No! E invece ho scelto di non farlo. Ti teniamo a Topamelone, più o meno. Sei davvero buono. Non si chiama Topaminione comunque. Topamelone, brutto analfabeta che non sei altro, Scusami. Ecco. Ah, mi serve ancora, ce n'è? Vieni! Fratello, sì, è pieno ancora. Non prendo le cose da mano tua, Stre. Mia mamma mi ha insegnato a non fidarmi delle persone come te. Ma come? Ok. Ecco qua. Che dite? Perfetto! Cioè, ma è bella piena! Oh, mamma mia, poi te lo devi pure editare, immagino la sua faccia. Gli lasciamo, lascio il carbotta qua davanti con un cartello. Rimetti tutto qua, andai finito. Ok, qua. Riportala. Tappato qua, pure, fantastico. Qui. Oh, non c'ho più entrate! Beh, qui è tappatissimo, Povera Taylor S. Dicevo, che è successo a casa? Non avevo manco sdungato il tetto, ma quanto siamo buoni! Secondo me è pure un po' troppo, Infatti, una piccola. Però non abbiamo usato tutta l'ossidiana. Una piccola zungatina. Ma chiuso pure.
Ma il terrazzo glielo lasciamo, perché c'è questa verandetta, dai, mi sembra giusto. Do una spizzata, se mi permettete, sopra, per assicurarmi che sia tutto fatto a modino. Vediamo, eh. Ma la riderissimo. Dai, voglio vedere la sua reazione. I tetti suoi erano scavati dentro? Mi sa di... Prova. Mi sa di sì. Controlla un pochino. Mi sa di sì, ma non... No, dai, non ho voglia di riempirgli i tetti. Cioè, mamma mia, troppo buoni oggi, troppo buoni. Qui è tappato, qui è tappato. Qui è tappati. Qua è non anche... c'è una via d'entrata. Qua qualcuno ha esagerato un po', eh. Cioè, arriva fin fuori. Vabbè, facciamo così allora, dai. Esageri. Potrei essere stato io. Lanciamo un poco di più, dai. Così. Ecco, bello qua. Tappato. Come il... No, no, oh, oh, oh. Ho percepito, ho sentito nella mia testa. Come il sedere di uno stitico. No, che schifo, ma che schifo. Teo. Vabbè, però lo è vero. È bello, è giusto. Vabbè. Che dite, ragazzi? Vabbè. Job completed? Secondo me sì. Secondo me è pure, mi sembra giusto. Lei che cosa mangi oggi? Tutta. Ci fai vedere che cosa mangi oggi. Quando arriva, se arriva in tempo, sì, ma mangio un po' dopo le live. Comunque pianifico di mangiare gli hamburger con l'insalata. Molto buoni. Buoni gli hamburger. Un po' di insalata. Carne sarda, che è molto saporita. Adesso passiamo ai due annunzi. Allora, annunzio numero uno. So che questo vi ingriferà il tarallo. Voi avete il tarallo e questo tarallo si ingriferà tutto, si riempirà. Sta già impazzendo proprio. Lo voglio ingrifare. Venite con me, facciamo una camminata e vi mostrerò qualcosa. Oltre la foresta qui, ho acconsentito, quale sultano di questa vanilla, alla creazione di una nuova casa per un nuovo amico che si sta per unire alla vanilla. Un nuovo amico, no, no, qua ho commesso un errore nella mia dizione. Non la voglio, ti voglio sapere. Non si tratta di un nuovo amico, si tratta di un vecchio amico che è ritornato. E qua so che il vostro tarallo è completamente ingrifato e ricoperto di semini di sesamo. Un nuovo amico che è ritornato e che ha costruito la sua casa qui. Una bella casa, devo dire. Ma anche lo conosciamo? Certo, è un amico celebre che sta per tornare. Niente. Non vi ho detto niente perché sarà una surprise. Un amico che, ragazzi, manca da anni. No, aspetta, da anni. Devo fare mente locale. Chi è? Da anni. Un amico che manca da anni. Ma potevi dircelo per noi? No, è una surprise. Un amico che manca da anni, assente da anni nei video e anche nelle live, assente da anni e sta per tornare. E lo vedrete nella prima volta, ragazzi, nel video dell'epidemia che uscirà domenica, questa domenica. Quindi, tipo, domani è venerdì, poi c'è sabato e poi c'è domenica. Quindi passate la news. Voglio sapere! Un amico che è assente da anni, ce ne sono solo due che possono essere, a mio avviso. È uno dei due, l'altro purtroppo no, ma è uno dei due. Quindi, un amico assente da anni. Ma in realtà è vero. Lasciato così! Sono più, ragazzi, ma sono tra i due principali e uno dei due, ecco. Ma possiamo entrare in casa? Sì, possiamo, suppongo di sì, insomma. Voglio vedere! Bella casa, comunque, eh. Non m'aspettavo, invece è proprio bella. Poi affianca alla mia! Sì. E beh, quello gliel'ho detto io, perché così si crea quell'arco di case che volevamo all'inizio, tutte disposte un po' a mezzaluna. Molto bello. L'altra notizia, ragazzi, vi ingrifera ugualmente il frenguello, quindi state in campana che ve la do fra qualche istante, eh. Anzi, ve la do subito, così ci togliamo tutte le notizie dalla mente. Allora, Luca Comics, molti di voi sono sicuro ci andranno, ok? E io vi devo informare che a Luca Comics ci sarà il nostro gioco di carte Orda. Oh, ma veramente? Ok, a Luca Comics sarà in vendita, quindi se non riuscite a comprarlo online, che molti hanno difficoltà, dicono io non riesco, mia mamma non me lo compro online. Allora, se non ci riesce e vi capita di andare a Luca Comics, lo trovate al padiglione Carducci, allo stand Card Game Club, ok? Ve lo ridico un'altra volta, Orda, il nostro gioco di carte di cui io sono massimo esperto e collezionista, l'abbiamo giocato anche qui su Minecraft. Potete comprare i pacchetti, potete comprare il doppio mazzo e giocare, eccetera, eccetera. Visto che alcuni hanno difficoltà a comprare online, lo trovate, è un'occasione unica, quindi se bazzicate da quelle parti vi conviene andarci. Lo trovate allo stand Carducci di Lucca Comics and Games. Mi raccomando, allo stand Cards Game Club. Mi raccomando, ragazzi, passate notizia se potete, con chi sapete che magari voleva comprarlo ma ha difficoltà, eccetera, eccetera. E io ci terrei che, insomma, passaste lì allo stand, anche perché ci aiuterebbe
a farlo andare eventualmente poi in negozio, che è un po' quello che vorremmo fare. Per far sì che Horda vada nei negozi, bisogna che lo vendiamo lì a Lucca. Ok, quindi chi di voi, sapete, magari un amico che va a Lucca, mandatelo lì allo stand di Card Game Club, nel padiglione Carducci, per comprarvi qualche pacchetto di Horda o il doppio mazzo, che secondo me è l'acquisto migliore. Ma lì si può anche giocare? Io non lo so se organizzeranno uno stand lì, ma sicuramente ci sarà al Games Week, invece, a fine novembre, dove ci sarò anche io. Quindi lì, mi raccomando, non dimenticatelo, e lì si potrà anche giocare. Allora, ragazzi miei, adesso io direi però di partire con l'esplorazione di questa casa, perché siamo curiosi, giusto? Un pochino. Ma di brutto! Senti, poi prendila tu, prendi mano la situazione. Prendi mano la Ma io non voglio toccare le cose degli altri. Cioè, mi spiace toccare le cose degli altri. Ma io sono curioso! Allora, c'è un bel salottino, quindi mi sembra una persona amichevole, no? Che vuole ospitare persone a casa sua. Però non troppe persone, perché c'è spazio per tre, capito? E vuole quindi tre. Una persona con amici. Due amici. Lui e due amici. E qui è già strano, eh? Quindi perché? Siamo usati troppo perché uno non dovrebbe starci. Noi non abbiamo amici di solito, quindi io non invito nessuno a casa mia. Quindi è già più di me. È strano qua. Tu inviti me e io non vengo, però. Infatti non c'è sul tavolino neanche. Ma non vengo perché tu offri schifezze a casa tua. Ma no, ti ti amassi. Allora, Cico, ha il succo di frutta, quello lì, puerto. Guarda, che fa schifo. Quello lì del discount che sta di ascelle strusciate. Dai! Quello si è aperto buca. E le scatolette di tonno. No, il tonno non me l'ha offerto, ma ho offerto il succo di frutta lì. Di sottomarca lì, invece che essere Santal era Santascia. Vabbè, ma io c'avevo quello buono. Basta, non è vero, tu bevevi quello lì, pure quello aperto, che aveva la cannuccia macerata, tu bevevi col brichetto buono. Mi guardi cose mie. Poi da mangiare aveva le patatine, ma aveva le patatine fatte solo con le bucce. E la mamma dice: ma cosa le fa mia mamma che buccia e risbuccia le patate? Quella. Ma cosa le ribuccia? No! E dai. Per forza non vengo, no? Vabbè, la prossima volta compro qualcosa di laionico. No, va bene pure se compri il succo prestigioso. E io sono di bocca buona, insomma. Diversamente da tua madre che prende un po' tutto. No! Di succhi. Lo succo, il succo di frutta. Tutti anch'io lo faccio, quindi non c'è problema. Se ti ha ereditato questa cosa di essere di bocca buona. Sì! Infatti, se c'è un succo di stregato, tu lo prendi. Io lo faccio con le mie mani, quindi ti metterei volentieri. Buono, ma che schifo. No, è tutto calloso. Che schifo, con la tua pelle morta. Che schifo. Puzzino porco. Allora, vediamo un po' cos'altro ha. Diamante di stre. Ma c'è un tuo diamante che ha fregato. No, scusa. Ma no, ma è mio o è dedicato a me? Penso sia tuo. Dedicato a te, penso che nessuno. Questa storia. C'ha cioè, qualche avere, giustamente. Quindi ha giochicchiato un po', Una cassa d'ossa non l'avevo mai vista. Riscaldamento. Ma è uno straccione, ma scusa, ma. Ma che schifo. Ma ho capito, voleva entrare magari con umiltà, ma. Cioè, effettivamente anche da fuori si percepisce un certo, una certa povertà da con questi lì. Ma quello del tetto! Dov'è la grandezza del tetto? Vabbè, ma lì non è stato aggiornato, probabilmente non sapeva dell'usanza. L'allungherà dopo! Sì! Del resto, allungare il tetto è anche una cosa che non è che subito hai diritto di farlo. Capito? Se mi è permesso del sultano. Certo. Deve constatare le dimensioni del pene. Posso dire una cosa un attimo fuori? Vieni un attimo, per favore. Guarda, è pieno di bottoni. Ed è proprio pieno. A me non garbano questi bottoni. Ma guarda che se ne adesso ti devo rompere casa, per forza. No! È un chiaro segno. Che perché è infame? È uguale a casa mia come per sono favore. I bottoni. E non mi piace che quella. Non ti prego, per favore, per favore. Non ti mettere che esplodi. Ah, è vero. No, il cartello. Ah, giusta, Oh, no, illegale. Qua non aveva riparato. Guarda, i buchi sotto. Ho messo due. Fermi. Non spawna niente qui, guarda. In un blocco non può spawnare niente, l'ho fatto apposta. Vedi? Hai grito poco. E quindi c'era giusto. Astrogravus. È giusto, raga, non può spawnare niente. Allora, se è giusto o no, chi lo deve dire? Però non può spawnare niente veramente. Tu eri stato ordinato di tappare il buco bene. Tu non hai tappato il buco bene. Ho lasciato 20 blocchi, per favore, non avevo terra. No. Aiuto. Tappa il buco bene. Ma è là sotto. Ma è tutto a buchi. Ma è sempre uno, non può spawnare nulla, per favore. Sto pezzente ribatte. Ma continua a rimarcare il fatto che con uno spawner. Ma se lui esplode una bomba e escono tipo 6 strati diversi. Devo bombarti tutta la casa? No, non volevo mai più che mi bombasti casa. No, per favore, no. Aiuto! Aiuto, muoio.
Guardala sotto, guardala sotto. Guarda quanto vai in profondità. E uno solo, dopo lo piglio anche quello. L'ha detto di nuovo. Volevi ridirlo? O però ti devo ammazzare, ti ammazzo sul posto. Pantaloni, pantaloni. Ti devo ammazzare sul posto? Dopo chiudo. Sul posto? No, 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 devo chiudere. Guarda che ti uccido sul posto, Dopo chiudo tutto quel posto. Ho sputato un po'. Anche sul microfono per sbaglio. Pezzo di cavolo. Vieni, Stre, lasciamolo stare alle Arrivo sue cose. Arrivo subito, lasciamolo nel suo buco. Imbecille. Ah, no, beh, ma mi vuoi shottare proprio, però. Quel bong che fa quando prendi qualcuno è bellissimo. Comunque, stavamo Abbiamo guardando tutta la casa? No, non credo. Allora, c'è il riscaldamento povero. C'è la cassa delle ossa e sopra anche un bellissimo secondo piano con tanto di lettino e un grosso anche protuberone lì. Wow! È indicativo! E ha pure ricchezze di già! Ma non è che abbia molto. Beh, però un blocco d'oro così dal nulla è appena arrivato. Arrivata, se no. Ma cosa fu? Ma che cazzo vuoi? Scusa. Oh, Stre! Aia, male, scusa. Ma brutto, scusa, questo è colpa tua. Schifoso, no, che non sei altro. Ma come fai a fare così schifo in tutto? In tutto fai così schifo. Pezzo di merda. Sei meritato. No, no, lei non dire più niente. Ma hai visto quanto fa schifo? Ma che t'ho detto che è un amico stupido. Hai ragione, perdonami. Mamma mia. E poi tu non sai ma con chi è. E poi cosa vuoi? Uno non può scavare mo perché gli devi dare il permesso tu. Che uno non può scavare due blocchi di ferro di quello che cavolo gli parla. Vai fuori, fuori. Vado via, scappo. E poi quando dici queste cose se la prendono con te. Ma è lui la causa. È lui la causa. Ma no, qua ho sgravato io. Non dovete dire nulla. Lo so io, lo so. Spiegaglielo tu, Cico, per favore. Stre. No, non a lui, alla chat. Ah, ok. Allora, mamme o chiunque no, si lamenta, mamme non viene, o chiunque si lamenta di qualcosa così, ragazzi, Strecatto fa cassini da mattina a sera. È un rompicoglioni, noi lo sopportiamo. Okay. Oh. No! Scusate, ma è vero. E noi gli facciamo dei complimenti per farvelo apparire decente, ma non è in verità, come vedete in questo momento, cosa ha fatto, una cosa gravissima. Lo sta dicendo lui, che quando lo dico io, ma non è vero, poverino. Gravissima. Io di solito non ho queste cose, ma quando me le tira fuori lui, io devo dirle. È un bastardo. Però è di nuovo colpa sua che è stata detta questa cosa. Ma gli rompiamo un po' il tetto. Sì, è di classe che non ti riempiamo casa, Che ci sono ancora una fila di stacche, cioè. Chiedo umilmente perdono. No, sono stato un deficiente, non so perché parlo. Ma lo so, no. Finisci di tappare tu però. Vabbè, no, no, tranquillo, dopo tutto quanto a posto. Vabbè. Così mi ricordo cosa ho fatto appena lo guardo. Bravo, rifletti su quello che metti, ti metti dentro il buco e pensi. Ah, ma mi sotterrò pure dentro. Ecco, bravo, bravo. Dicono di bombarti casa, Stre. Si sono arrabbiati pure loro con te, sei stupido. E se lo dicono loro? Lo dicono loro, che sono i buoni, eh. Io ti chiedo umilmente perdono. Ti bombo, ti bombo casa un po'. La bombanza c'è qua ormai. Quattro bombe da accendere in rapida successione. Oh, ma sono poche, cioè, ci sta. E da scappare veloce e guardarsi alle spalle come i fighi dei film. Oh, che rumore! Che figata. Ma comunque come bombastico sono veramente abile. Mamma mia. Posso ormai andare a vedere cosa è successo sì, sopra? Sì. L'esperienza ti premia. Puoi fare queste scene fighissime. Ma mi siamo piatti sul tetto. Te l'ho spuntato quel tettino. Pisellino. È quasi più basso come quello di Alex. Ah, è bello, è corto, Bene. Ma quello lì? No, non ci serve, abbiamo già i mostri. Adesso dobbiamo andare a prendere la Lai, come abbiamo detto. Quindi, Stregato, se vuoi condurmi, io sono dietro di te. Seguimi pure. Non sono, ma mi segui in volo, di qua, da questa direzione. Stregato! Stregato! Perché ruggisci? Mi dispiace. Hai ruttato, Sono molto volgarino. Oltre al danno la beffa. Ma dritto, mi dritto. Mi stai seguendo? Sì, continua nella direzione che mi stavi seguendo. Sì, ti vedo. Sì. Continua. Tra l'altro dovremmo anche prenderci. Oh, ma qua c'è partito un ride, E non c'è la farm, c'è la farm. Lo so, ma non ci dovrebbe essere un ride. No, sì, è ride a spam. E poi cadono. Ma non è vero. Ma che cosa ne sa lui che... Ma cosa stai dicendo, stupido? L'abbiamo fatta noi la ma farm. Ma perché adesso? Perché dovevi fare sta cosa? Aiuto. Ho sbagliato. Ho fatto un errore, ti prego, scusami. Perché? Perché dovevi fare questo errore ora? Perché... Cioè, era già stato stupido lui. E tu ora hai fatto la stessa cosa. Perché?
per compensare, così siamo pari. Bisogna avere l'effetto. Ma sgridati poi, perché stai piagnucolando come un stupido? Non sai come funziona Minecraft. Che giochi da 5 minuti? Ma che memoria c'hai? Di un pesce rosso? Di una tartaruga? Buttati nella lava. No, c'è i pantaloni, per favore. Buttati. No, è lungo, ci muoio. No, prendi i pantaloni. Non muori, è il totem. No, no, ho detto buttati. No, no, dai, io ne posso. Buttati! Ok, prendi i pantaloni, però. No, non serve, non muori. Ah, così tanta paura! Buttati. So che sto finendo male. Ah, no, no, so no! Qui no, è pieno di gente dentro. Lo sapevo, è pieno di gente. Andiamo sotto. Mori, devi rilogare e non morirci. No, ma poi non è vero. Dai, metti l'elitra, l'elitra. L'elitra ce l'ho, pezzo di merda. Ma che consigli dai? Scusa, che sono morivi. No, no, fermo. Ho sentito male. Metti l'elitra, se mettevo l'elitra morivo. Non lo so, ero in panico. No, ti prego, aiuto. Aiuto. Puoi entrare, frate. Però ci potresti teletrasportare. No, stai a posto, ci sono solo. Cioè, non c'è più nulla. Non è che mi farmi. Eh? Non è che mi farmi. Lo sapevo, lo sapevo. Ti prego, ti prego, no. Ti prego, ti prego, voglio. Ho l'ultimo totem, per favore. Va bene, va bene. Mi puoi farmare. Droppi nulla perché fai schifo. Ah, va bene. Finiamo questo ride? Sì, sì, io ho bisogno di totem, non ne ho più. Ecco, li arrivano. Non ce n'è nemmeno qua. Ah, qua ce n'è uno invece, ecco. C'è anche una base sopra. Siamo veloce, ragazzi. Poi partiamo di nuovo perché la zona degli allai è molto vicina, giusto, Stre? Sì, 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 è qui vicinissimo. Mo ti trasformo il nome. Invece di Strecato ti chiamerò Sburratto. Oh, dietro. Oh, no, difendimi. Ti difendo io, sì. Così. Cazzo, queste cose sono fortissimi comunque. Oh, prendi la campana, guarda che fa male. Ma lo spinoci che non ci può per. Ma scusa, ma. No, basta, qua hai esagerato. Qua hai esagerato davvero, qua hai esagerato. Volevo darti una piccola news. No. Ma secondo te questa farm noi non l'abbiamo mai usata? Dai, volevo. No, qua. Ma poi secondo lui questa campana l'ha messa. Ce l'ha messa lui adesso? I panni, lo sapevo. Qua hai. Ditene due che siano serie. Cico, ma quanto fai schifo? Cioè, oggi veramente mi stai deludendo, Cico. È peggio del solito, è già di solito. Cioè, fai un po' pena. Io adesso ti distruggo casa e tu te la ricostruisci. No, per favore, scusami. No, ti giuro, basta. No, scrivo più. Puoi andare a uccidere quello. Vado subito, sto correndo. No, dai, non scrivo più, te lo giuro. No, non mi interessa. No, è finito, non mi interessa, stai zitto. Non provare a fermarmi, perché peggiori la cosa. Peggiori la situazione. Per favore, non tanto. Questa è stata veramente eccessiva. È vero. Non tanto. Sai qual è la dire di qua? Puoi ripremere la. Ah, scusa. No, era sempre dritto verso l'accampamento. Cioè, io non ho parole. Tu volevi insegnare. Ma cosa. Ma sei scemo? No. Sì, lo so, per favore. Perdonami. Non posso, tu sei misericordioso. No, non lo so, non lo sono. Io sono giusto e punisco l'idiozia. Che è il male del mondo. Lo punisci giustamente, la punisce. Il tuo tetto è ancora pieno? No. Allora bomberò quello. Oh no. Quante bombe li tiri che non posso vedere. Non lo so ancora. Ci sto pensando. Il mio numero preferito. Ne ho tirate 3 al momento. Ok. Ma non so se mi fermo, No, non mi fermo. No, non lo fa. Se vuoi lo incendio, se preferisci. No, non so. No. Mi prende fuoco la casa, la foresta e tutte cose. Eccessivo, Metto altre 4 bombe e basta. No. Sei molto buono. Bombe? Certo, TNT. Te l'ho bombato proprio a TNT. No. Sì, l'ho fatto. Oh, l'ha fatto anche a me, scusa. No, rompere il cazzo, hai capito? No. Te lo sei merito, stai zitto e non rompere. No. Scusatemi, ragazzi. Mi ha fatto arrabbiare perché voleva darmi il... Adesso te lo brucio pure se non stai zitto. No, scusami. Hai imparato la lezione tua. L'ho imparata assai. Non proverai mai più a darmi delle istruzioni a me, vero? Ha fatto. Ne ho messa un'altra, comunque. No. Ho finito adesso. Ok. Sei contento che ho finito? Sì. Bene. Ti perdonerò per permetterti di giocare ancora con noi ora. Grazie. Non peccare qua. Mai più, No. Ma come scherzo, sono il tetto della lettera, me lo piani. Dopo a manina, te lo devi rifare. Mente catto. Fa male. Aspetta che sto tornando, E guarda in terra da ora in poi. Oh, va bene.
Io sto ancora cercando l'ultimo amico. Ma porca zozza, Stretto, l'ho fatto vedere dov'era. No, l'ho visto, ma c'era pure un altro nascosto. E l'ho visto, è profondissimo. È sotto di te, lo vedi? No. È lontanissimo in profondità. Ma guarda che pezzo di me. Ma perché è là questo? Vado io, poi tappo qua, no, tranquillo. No, vado io. Wow, va bene. Vieni da me. Suona la campana. La risuono subito. Eccolo. Manca poco. Ma come cazzo ho fatto questo scemo? No! A apparire qua, no! Guarda. Brutto stupido, no! Che è stato. Ma cosa tiri le frecce? Ma sei stupido come Chico sei stato. Brutto scemo di un coso. Abbiamo detto raid! Non abbiamo preso nulla. Cioè, abbiamo preso qui. Ben poco. No, dei totem li hanno presi perché ce n'erano dei evocatori. Allora, qua tappo un po' alla bene meglio. Speriamo che non ne spawnino più. E torno da voi? Sì, vieni da me. Tappiamo il buco? Tappato. Fantastico. Allora, tappo bene, però. E i totem? E sono della cassa. Oh, scusami. Uno l'ho preso anch'io, tieni. E perché ne hai preso uno? Ha preso un totem. No, perché era quello che ero andato a pescare. No, guarda un po', proprio quello aveva un totem. Te lo giuro, era quello lì. Te lo prometto. Vabbè, tieni, ne puoi tenere uno. Grazie, non lo merito tanto. Spostati tu, vergogna. Aia, scusa, non vergognati. Vedo. Non vedo, giusto che non veda. È giusto, no, mi uccidi i pantaloni qui. Mi uccidi i pantaloni. Rientra, non ti picchio più. La vita dei pantaloni è più importante della mia. No, schiatto, ti prego, aiuto, curami. No, ha due cuori, non puoi fare così, per favore. Per pezzo favore. Smerante, mazzo. Entra. Una mela d'oro, per favore. No, dai, io non ho il pantaloni. Ho il totem. Oh, ma quanto ci vuole a morire, brutto infame? Dai, è l'ultimo che ho, per favore. Dai, no. Qui tu. Ancora. Dai, ma rientra, non ti picchio più, non ti picchio più. Guarda come scappa. No, mezzo cuore, ho mezzo cuore. Ti picchi, perché scappi? No, sono stato bannato, devo riavviare tutto quanto cose. Ti sta bene. Dai, ho mezzo cuore. Se quelli come te si chiamano combat logger e fanno schifo. Sì, lo faccio, sì, sono cosa? Almeno. No, scusa, non lo faccio. Vado a esploderti ancora a casa. No! Della sua tattica. Va bene, non ti esplodo a casa, ma stai molto attento da ora in poi. Ok. Allora, andiamo, Stre, dobbiamo trovare gli ally e dargli un nome e portarli a casa. Ma che cazzo fai? Hai tirato un round. Però te basta. Mettila. Scusa, ti sto istigando io, hai ragione. Mi sono rotto il totem. Non è vero, non te l'ho rotto io. Sei uno stupido allora. C'è un mezzo stupido, cuore stupido, il totem è scoppiato. Stupido, è scoppiato. Schifoso. È così. È colpa mia. Fallimento. Dov'è l'allai? È lì davanti. Ah, che gabbietta. Bellino. Speriamo che ce ne siano due. E ragazzi, iniziamo a trovare un bel nome per questi due animaletti meravigliosi. Possiamo cercarli anche noi? Sì. Ok, mi impegno. Dicono che Alex è nel server, ma non è vero. È una bugia questa non cosa. È nel server, ragazzi, tranquilli. Nome per l'allai stiamo aspettando, ragazzi, invece di dire che Alex è nel server, che è una palese bugia. Dov'è Chico? Sto arrivando, eccomi, ho preso un'incudine per i nomi. Ma ce l'abbiamo già, ne ha fatta un'altra, io non ci posso credere. Non ci posso credere. Ma com'è possibile? Io non so cosa dirgli, onestamente. È peggio di me. No, ci posso credere. Ma perché sei così lento? Mi ci impegno. Sei lento. Scusa. Potevo scoppiare anche questo totem. No, è l'ultimo. No, muoio. No, non mi interessa. Per gli scaffolding, per favore. Ce l'ho qua, tieni. Quanti sono? 64. Mettiti qua dentro. Oh no. Ti ho comandato di stare lì. Ecco, ti prego. Ne hai di più? No. Però sono tanti, eh. No, guarda che qua mi scoppia tutto. Non parlare. Mi rompi i pantaloni. Non devi parlare. I pantaloni vanno via. Non vanno via, è il totem. Secondo me mi killi. Possiamo regolare in un altro modo. In un altro non modo. Parlare! Ti rompo, se parli un'altra volta ti distruggo casa tutta. Bene. Devi accettare la tua punizione. È normale. Bel nome, ragazzi, allaiamelo. Anche volatelo, sorvolammelo. Ok, Chico, sei pronto? Sì, più o meno. Non mette. Sto per morire, quindi ti prego. Aspetta, che... Ok, qui mette.
Oddio, sono caduto. No, dai, no. Ma sei vivo? Quanta vita? Aia, aia. Ma io, ma c'è un village che mi sta... Oh, fermati, fermati, ti prego, ti prego. Ma non sei morto, ma pensavo di sì. Stre! Non so perché è vivo. Ma non fare l'incudine, il... Fermati! No, no, no. Merdo, bastiardo, pezzo di me. No, 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 no. Perché non muori quando devi? Muoio, muoio, muoio. Muoio. Ecco qua, ecco qua, ecco qua. Non rimorire, Toh, ti do un altro totem. Grazie. Chiedi per favore. Per favore, potresti dare il totem? Grazie. Che buono. Dai, prendiamo sti allai. Tre, prossima volta che io ti domando una vera e tu me ne dai poco... E crei dei problemi con questo. Casa tua non è che te la rompo un po'. Oh, proprio no, non c'è più dopo, hai capito? Ma ho capito bene, scusa. E voi torna al castello così, capito? Siamo pronti. Questo nessuno l'ha già fatto però, Dai. Cavati dalla buona idea. Dai, non l'ho fatto, non è stata. Allora, facciamo il nome, ragazzi, per uno degli allai. Lo chiamiamo Infriccamelo. Perché bellissimo mai? È un buon nome. A me piace molto. Infricchiamelo. Sburri. No. Ma no, non è un bel nome. Cioè in realtà è un bel nome. È un bel nome, però, sì. Però è un po' volgare forse. Sburrai. Sburrai è ancora meglio perché è l'allai. Dai, va bene. Però diamogli un suffisso. Sburrai il... focoso. È uno hot. Ok. No, aspetta, ce l'ho migliore. Si chiamerà Sburrai il latte. Perché? Latte. Perché? Perché lo sa lui? Perché se così se lo leggi tutto insieme non è bello, però fa ridere, quindi lo metterò ugualmente. Ho capito adesso. Eccolo qua, Ale, uno a posto. Adesso lo chiudiamo e pensiamo all'altro. Allora, l'altro come lo chiamiamo? Perché mi hai dato una corda? Vai a quel paese. Vabbè, magari scappava. Ok. E l'altro come lo chiama? In tipo... Avevi detto prima ti chiamia... Ti ne stanno piaceva... scrivendo molti, ma non voglio leggerli. Ottino, peloso, palle. Ma che nome è palle? Però fa ridere perché è inaspettato. È vero, Palle è inaspettato. Guarda, dai, Anna, come si chiama? Palle. Ma io voglio comprare sembra uno. Sembra tipo una famiglia che hanno due figli. Uno si applicano, lo chiamano Francesco Maria XV, no? Così, e l'altro... Oh, ma me lo chiamiamo l'altro? Non me ne frega un cavolo! Dagli il nome che vuoi. Va bene, Fabrizio. No! Eh beh, l'altro si chiama Francesco Maria XV. Ah, ok, però, ok, no, quello è un po' reale. Scusa, Fabrizio, cioè... però... Oh, oh, mi vogliono colpire. Ci vedo io, tranquillo. Ok, i due allai sono fatti, Adesso uno di voi deve rimanere qua e l'altro andiamo al castello. Tre coordinate. Ah, mannaggia, non ce l'ho scritto. Ho io, fratello. 127 78 meno 75. Comunque, Stre, sei uno schifo vivente. Mo mi dici come fai a non avere la capacità di prevedere quello che faremo tra 10 secondi. Hai ragione. E invece non... bello non pensa. Ma adesso le conseguenze saranno esplosive. No, ti prego. Detonanti. Mi tocca rompere un altro po' di questo bel tetto. Ah, ti prego, è già appiazzito abbastanza. Oh, ti tocca, io ho subito 13 TNT, giustamente. Ne hai contate? Pensi. Oddio, sto esplodendo anch'io. Fia! No, no, no! Mamma mia, sono abilissimo nel bombare, Pazzesco. Il tuo tetto stava per uccidere l'Alion. Ah, se ci morivo erano cavoli tuoi, comunque. Il tetto è sparito. Erano problemi tuoi. Allora, gli allai però se ne scappano, quindi bisogna fargli un bordino. Bisogna tapparli bene dentro. Allora, porto te, Stre. Stavo già arrivando. Ah, grazie. Allora, se mi dai, per fargli un bell'ambiente, secondo me gli serve tipo blocchi di ametista, qualcosa di azzurro anche. Oh, azzurro ce l'ho già. Dove cazzo è la vai, parte del mio tetto. Cosa sta? Mamma mia, Stre. Stre, io che sono volato un secondo. Ma cosa voli, stupido deficiente? Perché vado a fare l'ametista? Ma mi vuoi far arrabbiare? Tu devi avere tutto nella shulker. Tu sei il mastro delle shulker, già una sull'altra. È vero. Meno male che me lo dici. Perché conosci le sue tasche meglio di lui? Perché ci fico le mani. Ah! Anna! Che succede? Il cibo? Sì.
Stress, sono molto arrabbiato per te, con te. No, sono. Non piace sono a nessuno, brutto. Sei una persona orribile, fai schifo, fai. Come puoi fare così schifo e essere al mondo insieme a me? In una stessa linea temporale, non potevi esistere all'epoca degli antichi romani, quando ti avrebbero messo su un galeone e mandato alla deriva. Beh, fermaci qui. Dammi Anna, la cena. Tieni. Ma cosa che Anna era qua impalata? Ma uno normale oggi c'è. Non hai detto niente. Digli il nome dell'allai. Anna, abbiamo due allai. Uno si chiama Sburai il latte. E l'altro si chiama Palle. Ok. Sono entrambi. Hai un vestito diverso. Chi? Gli allai. Quale? Tu hai detto che gli allai avevano una forma diversa. Ma quale dei due? Non lo so. Sburrai il latte o Palle? Non lo so, Anna. Poi vediamo, ecco. Ah, non l'hai ancora. No. Sto pensando alle loro caratteristiche. Anna non dice il nome delle nostre creature. Proprio. Ma perché? Dai, gli piacciono. È intelligente, non si fa fregare, ragazzi. Se vuoi un altro, tienilo qua. Ah, grazie. Sì, però no, volevo. Devi mettere. Va bene così. No, no. Che? Non ho detto niente. No, mamma mia. Cosa hai sentito? Vabbè, forse mi immagino le cose, sono un po' stupido. È malattia questa, eh. Un pochino. Ma si mette a urlare così. Dai, è bellino, eh. Allora, bisogna però tapparli, quindi mi servono delle fence o del vetro. Io metterei il vetro per loro, eh. Ho anche vetro, ti ho lanciato tutto. Sì, allora. Forse ti ho lanciato troppa roba, scusa. Se mi dai un poco di vetro lo apprezzo, eh. Te l'ho già dato. Guarda bene. Ma non questo. Non volevo pannelli, essere cattivo. I pannelli. Ah, ma però al volo. Vabbè, ma vai a quel paese, però. Guarda, uso questo perché mi fai pena. Però non vai bene così, io ti cambio. Devi anche un 50% a caso di indovinare. L'hai perso. Fai schifo. Mi spiace, ti giuro. Ma scusa, ma questo pensa che siamo l'esercito della speranza, noi che ci prendiamo tutti quelli che non sanno fare nulla. Pigliati sti blocchi e vai, sparisci. Prima che venga a casa tua e ti bombi. Scompaio, non mi vedrai più. Allora, dammi, Cico, il nome, anzi il comando. Ah, ecco qui. Eccolo qua, uomo, aspetta. Perché non ce l'avevi pronto? Faccio schifo. Sto andando a casa tua adesso. No, è qua, è in chat. Ci hai messo più tempo del normale. Scusami, perdonami. È molto brutto questo adesso. Io sono arrabbiato un po', un pochino alterato. E voi ti posso consolare. E poi hai anche sbagliato qualcosa. Perché non ci sono le virgolette nel nome. Bravo. No, però ci posso credere. Bravo. E tra l'altro era lo stesso che aveva fatto lui. Quindi hai sbagliato un'altra volta. Non ho mai capito cosa sono le virgolette. No, sei fregato. No, per favore. Non mi frega nulla della tua ignoranza, capito? E non fare versi, Com'è che era scritto? Ha scritto esattamente. Aspetta, che guardo. Uno è palle. Palle sicuro. Basic, sì, palle proprio. So. Palle basic. L'altro invece si chiama. Non viene. Non lo vedo. Hai messo l'allai? Oh, leggi il nome, vaffanculo. Oh! Sburrai il latte con la S maiuscola. E ricordati di mettere il tuo nome alla fine. Infatti era quello, grazie Estre. Meno male, sono non contento. Non lo stesso. Perché? Allora, con la S maiuscola e tutto il resto minuscolo, È arrivato. Cico, ti distruggo, cioè non no, me no, frego. No, scusami, scusami. Non, non ha importanza ciò che dici, non mi importa. No, dai. Porta palle prima però. Ecco fatto. Sono entrambi qui adesso, stanno bene, sono felici. E io sono contento per loro. State dentro. Pezzi di merda. No, ma... c'era fatto fatto. Cazzo di cazzo. Ah, palle. Te l'ho ripreso. Tieni. No, ma prendi a lui. Vabbè, lo tippiamo di nuovo. Paghiamo ancora. No, aspetta, l'ho preso con il lazzo. Cos'è che fai? Mollalo. Aspetta, mi allontano. Così si stacca. Ok. Non voglio fare niente. Non faccio niente. Me ne vado. Ho paura di parlare. Stre. Scusa! Vado immediatamente a bombarvi le rispettive case. No, ti prego! No, non mi importa. Per favore. No, dito, non puoi fare nulla, non mi importa. Per favore. Non me ne importa nulla. La prego, signora. Quella di Stray è più robusta, quindi metto almeno 5 TNT. Cosa? No, guarda che cadono giù in casa! Occhio, la frog! No! Ma quante le hai messe? Oh, com'è? Ancora. È ancora solido. Che è successo? No, raga. Rimane tipo uno strato e basta. Cosa vuoi tu?
Ma il tetto mio? Aspetta di vederlo adesso. Non no. fare sta voce da bancare bastonato, eh! Non l'avevo mai visto prima d'ora così messo male. E l'ho visto, messo male. L'hai visto messo male, ma così? Mai. Vabbè, hai lasciato la pinna sopra almeno. Sta bruciando ancora, sta esplodendo di nuovo. No, oh mio Dio. Ok, a posto. Oh, ma se tanto il tuo tetto è inesistente, fai di cosa schifo, ti tu e il tuo tetto fai schifo. Oh mamma. Consiglio oh. per il futuro, se lo fai pieno dentro, al mio bombaggio resiste meglio. Grazie. Pieno di legno ovviamente, non di altro. Certamente. Bene. Ah, io tieni il totem che ti era stato rubato. Grazie, Estre. Infatti, forse a te, Estre, ti ho bombato troppo. Invece vabbè, a Cicco forse niente. Troppo poco. Rimedio subito. Lei, però, per se favore, vuoi, l'ho bombato anche davanti a casa. Rimettiamo in equilibrio le allora, cose. No, ammiriamo com'è sopra, però, va bene? Sì, va bene. Allora. È messo malissimo. È un po' messo male, ma tu sei bravo e lo rimetti in sesto, giusto? Sicuramente, sì. Ok, perché altrimenti... No. Sì, la metto a posto. Ok. Bene, sono contento. Qua continuano a dire che hanno visto Alex, ma io non capisco come hanno fatto a vedere Alex, perché non mi risulta che Alex sia entrato. Ma non è mai entrato. Non c'è Alex. Cosa avete visto? L'abbiamo visto. Un peduncolo viola? Blu? No, hanno scritto che sono cattivo. Ma no. Assolutamente no. Lui ha fatto molte cose cattive oggi. Bravo, aggiusta pian piano. Dai, ti aiutiamo a aggiustare. Ho finito i blocchi. No, lo faccio dopo con calma. No, perché no? No, perché è una forma precisa. Cioè, devo seguire un tutorial. Vai a prendere ormai... i blocchi. Va bene. Da perché ci vuole concentrazione per rifare. Sì. Allora rifai l'esterno, guarda, che ti guardiamo. Quello con la terra. Ok, prendo un attimo la terra, aspettami sì, fuori. Sì, perché è giusto, bisogna prenderci la responsabilità, ragazzi, di quello che abbiamo causato, Quindi adesso siamo lui lavora qua fuori. E noi lo guardiamo mentre lavora e lo difendiamo anche. Grazie. Che amici. Faccio un botto di sacche. Non ho cuore, ma quale? Ti sto difendendo che c'era un cazzacchio lì. Gli ho tirato l'arco. Dai, riempi. Aia! Più in fretta no, però, no, devi sono sbrigarti morto, sono morto. Ma sono muoio così. Per favore, dai. Ti sono mezzo cuore, una freccia a scoppio. Aia, mamma, che male. Sto difendendo dai mostri, rotta! Sto difendendo io, Cicco, Grazie mille. Se arrivano i mostri, io mi occupo. Mi difendi. C'è un mostro dietro l'albero che fa boschi. Oh, non paura. È uno schifo quel mostro, è bruttissimo. Deve avere una texture pack che è diventata orribile. Ma per fortuna lo sto tenendo a bada, Cicco. Sbrigati. Ma perché come è vestito pure? È vestito male. No! Meglio di ma si avvicina però, a noi? Sì, sì, è molto limitrofo. Ok, tranquillo. Guarda, Cicco, devo rimediare in un modo estremo per allontanare quel mostro. Devo mettere una TNT. No, io non l'ho abbastanza a terra. Va bene. Allora vai avanti pure. Io tengo a bada il mostro. Il mostro si sta sotto a fare l'attacco. È pronto. Il mostro è qua da qualche parte, Cicco. No, mi ha scavato sotto veramente. Devo mettere una bomba per evitare che possa. No, lei per favore. Non ho più l'accendino. Ma con le talpe si fa così, secondo me. È vero, usa l'arco stanno... se proprio vuoi. No. L'ho visto, è un pezzo di merda. No, qua. No, non lo farà. Tu aggiusta, io mi occupo del talpone maniacone. Che questo rapisce i bambini quando. Vieni qua. Che i bambini stanno scavando la terra, trovano a lui e lo rapiscono. Oddio, mi hai chiuso dentro? No, è per dai, continua però, in fretta. Ti aiuto, guarda. Ecco qui. Faccio la mia parte, Guardalo, vieni qui. No, non posso muovermi. No, devi rimanere lì, non rompere le palle, non toccare la terra, Ma coltiviamo sopra. Sono in un blocco unico. Continua, amico. Ecco. Amici, non posso neanche saltare. Dai però, sbrigati, veloce, che mi arrabbio poi è un casino, Sai che ti bombo veramente di nuovo quello che hai aggiustato, potrebbe far male. Sono claustrofobico. Sono sicuro che farebbe male se ti bombassi di nuovo. Fa male, che sai. Che hai ricostruito, insomma. Nessuno vorrebbe mai ricevere una bombata del bombato. Già una bombata nessuno una vorrebbe. Bombata è già brutta. Poi se ti bombano quello che... Tra l'altro, ragazzi, vi stavo dicendo, prima mi dimentico, la prossima cosa che dobbiamo fare, magari la prossima live, volevo fare la farm di Enderman. Vi potrebbe interessare vederla, perché l'abbiamo sempre avuta, ma non l'abbiamo mai fatta in live. Di solito la faceva strecato. Madonna, che sfigata. Oh, però è incredibile. Poi stuccate. E via, sì. Credo tu mi abbia colpito. No, è stato il creeper. No.
No, no, anche ma se non è esploso, come fa a colpirlo? Non colpisce. Allora, la talpa non può parlare. Chiedi scusa, basta. Scusa. Comunque, potete, ragazzi, liberarmi? Vi piacerebbe vedere una bella farm di Ender? È molto grande quella, da un casino di esperienza. Ma proprio un casino di esperienza. Ma è la più rotta del gioco, è la, no, più forte da sempre. Bravo, comunque, hai riparato. Aspetta, aspetta, manca poco. C'è però ancora un buco dove sono io, qua non l'ha tappato. No, no, ho tappato con te. Stai zitto, perché se... dov'è che sei? Fatti vedere. Io sono, mi vedi? Sono qua sotto. No, non ti vedo. Se smetti di shiftare, magari ti vedo. Non posso neanche shiftare. Lo so. Guarda qui. È sotto questo blocco qui. Ah, lo vedo. Lo vedo. Cico, mi prendi una cosa che... Hai capito? Dimmi. No, non hai capito. No. Aspetta. Aspetta, ho questa. No, ti scrivo. Questo qui. Mi liberate. È tutto sommato. Ah, sì, sì, è quella che avevi. Vedi che ci capiamo io e te. Ci che comunque, sai, amici, siamo amici, sì. Questo va detto, Quando va detto, va detto. Tre, il blocco di terra mi serve. Va bene. Me lo ributti, per favore. Grazie. Ah, no! No, 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 no. No, aspetta, così no, però non va bene. Ho sbagliato, Stre. Ci come ne porti un altro? Certo, certo. Grazie. C'ero tanti casa, grazie. Sei qui tu, Non fare le robe con gli... E togli quel banner che non è roba tua. Era l'unica cosa che mi teneva compagnia. Zitto. Guarda, ne ho presi anche due, guarda. No, bastava uno. Ho paura adesso. Dai, io non voglio andare via. Puoi slogare se vuoi. Aspetta, okay. No, non ora però. Quasi un combat logger, no, aspetta, Stre. No. Bene, direi che puoi loggare quando vuoi per divertirti. Perfect. Mi raccomando, soprattutto una cosa, Stregatto, che non vorrei mai che tu te la dimenticassi. Dimmi pure. Noi domenica facciamo un'altra live, giusto? E se quel tetto non è aggiustato, io sarò estremamente arrabbiato e ti grifferò tutta la casa fino alle fondamenta. Beh, ma adesso la lava la togliete? No, assolutamente non la toglieremo la lava. Quella lava rimarrà lì per sempre. Quindi buona fortuna a loggare e cercare di uscire, va bene? Ma sta tornando. No, è rientrato. Aspetta che guarda che se la cava, No, non se la cava, è rimasto lì. Oh, sì, cos'è successo? Ma se ti piace, se ti stai godendo la... No, io sto cercando. Sto uscendo e rientrando come fascico, ma non funziona. Entra ora, Stre. Entra ora. Entra adesso. Non quittare, oh, però. No. Lo so, l'hai ragione. Hai ragione tu, però. Ma... Stre, aggiusta. Tocca a te, aggiustamo. Ti ho anche salvato, perché avete visto come è schizzato in aria? Come fatto la talpa sottoterra l'abbiamo fatta esplodere. Aggiusta, Stre, per favore. Sistemo tutto. In fretta, però, in fretta. Dammene un po' che ti aiuto, dai. Dammi uno stack di terra. Tieni. Non c'è casa mia. Scusa, Cico. No, no, è sto Stre. Sì, questa volta sì. Anch'io non le mie cose. Perché... Ho rimesso pure i fiorellini. Meno male, perché qua era un bel posto, un bel giardinetto. L'avevi tenuto bene fino ad ora, eh. Sì, vabbè, più o meno, l'avevo rigenerato da poco. Ma non importa, Era comunque, si vedeva l'opera di un pollice verde. Ok, grazie. A meno noi li sappiamo bene. Hai zitto, talpa infestante. Cico, ce l'hai un blocchettino di questo? Mi pare di sì. L'avevi casa in mano, No, è la ossidiana. Ah. Niente di questo qua. Grazie, l'aveva Strecico, non serve. Ah, scusa, okay, meno male. Ho sbagliato. Messo storto. Vabbè, è più bello ancora. Perfetto. No, vabbè, lo metto bene e poi basta. Dai, basta. Direi che ci possiamo anche salutare, perché oggi abbiamo fatto un sacco di cose. In realtà non abbiamo fatto altro che dar fastidio alle altre persone. È stata una live davvero pezzi. No, l'ho preso la like. Hai preso la like, è grande. E ci siamo utile. Divertiti molto. Sì, quello sicuro. Bene, quindi grazie di aver seguito la live. Ci mandiamo tutti un bel abbraccione. Ricordatevi le vostre rispettive tetti da aggiustare, che sennò è un casino, mi raccomando. Per oggi però una buona serata a tutti.